Andiamo Andiamo adesso, a teatro. andiamo a teatro, in realtà ci si andrà domani sera alle 21 al Teatro degli Atti per lo spettacolo Joan Padan e la scoperta delle Americhe. Lo porta sul palco Mario Pirovano che abbiamo in collegamento telefonico. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Buongiorno Mario. Parliamo di Buongiorno, buongiorno cari. uno spettacolo che viene portato sul palco del Teatro degli Atti nell'ambito del progetto Popoli in Dialogo promosso dalle associazioni di volontariato Ci porta riminesi. indietro nella storia, ma in realtà Mario è di profonda attualità questo tuo spettacolo. Sì, ahimè, Ai noi, proprio così. ahimè, ahinoi, è anche di profonda attualità, perché, come dice appunto, come avete detto all'inizio, il dialogo tra i popoli, una cosa che si sta rivelando più difficile di quello che uno si pensi, di quello che uno avrebbe immaginato, anche con tutto un sistema nuovo di comunicazione, eccetera, ma certe cose sono dure a morire, a lasciare il campo. La difficoltà di riuscire a entrare in comunicazione profonda con gli altri esseri umani è sempre una cosa veramente rischiosa, addirittura, Soprattutto ma. perché Mario, la storia dovrebbe insegnarci delle cose. Anche tu lo spettacolo, insomma, parla, insomma, c'è l'America nel mezzo, la scoperta dell'America, la storia che Ricordiamo dovrebbe il. insegnarci qualcosa che invece sembra che assolutamente non riesca a parlarci, a darci Sì, perché anche. c'è sempre la rimozione, c'è sempre il discorso di cancellare le cose, c'è sempre il discorso di raccontarla per farcela piacere. In realtà poi magari passano pochi anni, magari qualche secolo, e poi si ritrovano le storie vere, come quello che è capitato a Joan Padan. Ecco, raccontaci un po' chi è questo Joan E Padan. come porti sul palco Joan questo celebre testo poi di Padan è parte. Eh Dario sì. Fo? E come, scusa? E come porti il testo di Dario Fo in teatro, insomma? Sì, beh, io sono 22 anni che porto il teatro di Dario Fo in tutta Italia e soprattutto avendo io una frequentazione trentennale con l'inglese, con la lingua inglese, ho avuto la possibilità di tradurlo e di portarlo in Ah, giro. che Se pensate bello! che Joan Padan, la mia versione in inglese, sta girando in Australia ad opera di un attore che si chiama Steve Gomez, il quale ha visto questo spettacolo quando aveva 15 anni e dopo 15 anni è riuscito a metterlo in scena lui perché era rimasto talmente colpito che aveva trovato, per esempio, pensi, l'Australia, aveva trovato la storia del suo popolo, cioè dei conquistatori, riflessa in questa storia del Joan Padan quando arriva nelle Americhe. Allora, raccontaci un po', Joan Padan, chi è e che cosa rappresenta? Joan Padan è parte di un'immensa umanità che intorno all'inizio del Cinquecento, ma anche prima, era in fuga dalle varie regioni d'Europa, e soprattutto trattandosi il nostro di un lombardo, diremmo oggi, perché infatti Joan Padan, perché viene dalle zone di Brescia, dall'alta montagna dove è nato. Ma cosa succede? C'è una guerra in corso, ma va? Davvero? Sì, c'è una guerra in corso con parecchie nazioni, Francia, Germania, Austria, mercenari svizzeri, capitani inglesi, mercenari a basso prezzo che arrivano da tutte le zone per conquistare, fomentare ribellione ai danni della Repubblica Serenissima di Venezia. E questi qui arrivano giù, questi, per esempio, non so, avete mai sentito parlare dei Beh, Lanzichenecchi? certo. Io li ho studiati in quinta elementare, ma lei vada a chiedere a un ragazzo di quinta elementare oggi se sa chi sono i Lanzichenecchi. E i Lanzichenecchi arrivano proprio mercenari e cominciano a massacrare, incendiare villaggi in tutto il nord. Questo Joan Padan gli hanno già massacrato la famiglia, ne ha abbastanza, scappa e va dove? A Venezia. Venezia è la più grande e popolosa città di tutto il nord dell'Italia, ha navi che navigano in tutto il mondo, è una repubblica, economicamente è un impero coloniale già nella fine del 400. Lui arriva lì e cerca di trovare subito il lavoro. Ma va proprio come questi centinaia di disperati che cercano di sfuggire. Stessa storia, pazzesco. Lei pensi che l'ha scritto nel 92 questa cosa, Dario Fo? Ma questi testi sono stati scoperti all'inizio del Novecento. Io mi ricordo, non so forse anche voi, non so quanti anni avete, di che generazione siete, ma io ho studiato le Tre Caravelle, Cristoforo Colombo, della regina Isabella, pochissimo, che parte e va, no?
proprio idilliaco quasi questo viaggio, ma non, di non questi è, uomini. No, direi che non era così, in effetti. Di questi Joan Padan, che erano centinaia, e naturalmente è costretto a scappare da Venezia, perché purtroppo c'era una caccia alle streghe terribile in quel tempo. Lui ha la sfortuna di innamorarsi di una di queste donne, oltretutto bellissima, che è piena di affetto e di innamorata pazza di Joan Padan, ma al tempo stesso viene corteggiata, piuttosto, diciamo, diremmo oggi, un po' da stalking, da tantissime persone, anche molto importanti, inclusi nipoti di doge, eccetera, e però lei non contraccambia, lei è innamorata pazza di Joan Padan, e qui, come sempre succede, viene denunciata per via di certe pratiche che lei conosce, una specie di astrologa naturalmente, e viene denunciata al Tribunale Santo dell'Inquisizione. Sta povera Crista è costretta e viene catturata, e il Joan Padan, per paura anche lui di essere, scappa. Va giù al molo della Giudecca, salta su una nave che sta salpando, non è che chiede scusi ma dove andate, no, lui salta, scappa, pensa solo a scappare, e invece la nave va fino in Africa, a Tunisi, da lì risale tutto il Mediterraneo dall'altra parte e finisce in Spagna, a Malaga, poi scende ancora la nave e si ritrova praticamente a Siviglia, scende e cerca anche lì di trovare un'occupazione, e si incontra addirittura con Cristoforo Colombo, il quale lo vuole imbarcare, lo vuole portare, perché è un tipo svelto questo Joan Padan, da buon lombardo, dico, e vuole portarselo con sé, però Joan non tentenna, perché non è che ama molto il mare, alla fine però è costretto, per un'altra situazione che gli capiterà subito appresso lì in Spagna, a fuggire, e dove? Proprio sulla nave di Cristoforo Colombo. Anche perché poi quando arriva, insomma, nelle Americhe, noi che la vediamo un po' così bucolica questo viaggio, no? Delle tre caravelle alla volta delle Americhe, in realtà poi non è proprio così. Non vogliamo svegliare tutto, perché altrimenti insomma dobbiamo creare solo un'attesa, ma poi quando arriva nelle Americhe in una battuta, l'incontro lì è stupendo, però all'inizio, quando vede tutti questi selvaggi, questi indios, quando proprio li vede, li racconta, proprio dice, bioti, desnudi, proprio come erano su, le donne con le tette al vento, i cavelli al vento, le ciape al vento, e lui dice, Dio che ventada. Che meraviglia, abbiamo sentito anche un pezzo della tua narrazione poetica, Mario. Beh, ma c'è dentro, ci sono, non è solo una cosa, nello stile di Dario, non puoi raccontare una storia così importante, epica, solamente attraverso il dramma, la tragedia, eccetera, ma ci deve essere anche, perché poi la vita è così. Ci sono tutti i colori del mondo, tutti i colori di questo incontro. Mario, noi invitiamo tutti veramente, perché è uno spettacolo che dalle tue parole si evince possa farci fare un viaggio interiore anche molto bello, quindi domani sera Teatro degli Atti, ore 21, ingresso libero. Mario Pirovano e Joan Padan, grazie Mario, grazie in bocca a voi, al lupo per il tuo tour, ciao, grazie. Grazie.